Ciao e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Protagonista di oggi è Silvia Rossi, giornalista, attrice e cofondatrice del progetto I Trentenni, insieme alla quale esploreremo il mondo del content marketing per far crescere il nostro brand. Ora, prima di buttarci in questa nuova puntata, ti invito come sempre a dare un'occhiata al sito biz-academy.it e oltre all'occhiata ad iscriverti gratuitamente alle newsletter del podcast Impact Girl, non soltanto per ricevere tutte le puntate in uscita ogni mese, sia in versione audio che in versione video, ma anche e soprattutto per ricevere le email Biz Confidential, cioè piccoli spunti pratici estremamente potenti per far crescere la tua attività che condivido solo ed esclusivamente via mail. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Oggi approfondiamo il tema content marketing, che è una sorta di incubo per chi si approccia al mondo del digitale cercando di creare dei contenuti di valore, sia per l'aspetto logistico che poi per l'aspetto creativo di sviluppo dei contenuti. E lo facciamo con qualcuno che di content marketing ne fa parecchio, Silvia Rossi. Ciao Silvia. Ciao, grazie mille dell'invito e sono felicissima di essere qui. Grazie a te per essere qui con noi. Tu Silvia sei molte cose, sei un'autrice, sei un'attrice, sei giornalista, hai fondato nel 2013 il progetto I Trentenni, sì, che vi consiglio caldamente di andare a vedervi, proprio non solo ma soprattutto visto che parliamo di content marketing a proposito di questo, e sei anche parte del team che ha dato vita alla trasmissione E poi c'è Cattelan, condotta appunto da Alessandro Cattelan, e dal 2017 lavori anche per X Factor, quindi complimenti, veramente un bel bagaglio esperienziale. E tra l'altro il venerdì su Radio DJ conduci anche un appuntamento settimanale proprio all'interno della trasmissione di Alessandro Cattelan. Ora, non voglio indugiare troppo sulle presentazioni e sulle premesse, perché davvero non vedo l'ora di capire da un punto di vista pratico, soprattutto il rapporto al tuo progetto di 30 anni, ma non solo, come siete riusciti come team a dar vita a questi contenuti così forti e così riconoscibili, tanto che vi hanno consentito di crescere un vero e proprio brand a livello digitale e forse non solo. Faccio solo una piccola premessa a livello di content marketing per chi è un po' a digiuno di questo concetto. Allora, diciamo che viviamo in un mondo, io lo chiamo un po' l'effetto disco pub, quello che stiamo vivendo in questi tempi, per cui tutti cercano di proporci qualcosa e siamo continuamente bombardati. L'effetto disco pub è quello per cui tutti provano a parlarci, la musica però è troppo alta e noi non riusciamo a sentire nulla, non riusciamo neanche più a discernere, a meno che dall'altra parte non ci sia qualcuno che ci offra valore, quindi non soltanto ci chieda qualcosa, ma continui ad offrirci valore stabilendo con noi una relazione, una forma di corteggiamento molto soft e continua, per cui questo valore è costante, e tanto da farci innamorare di questo brand o di chi c'è dietro, così che nel momento in cui questo brand, quindi noi, abbiamo qualcosa da proporre, che può essere qualcosa di che ci porta poi una rendita perché siamo eventualmente un'attività, la persona dica: io voglio voi e non ho alcun dubbio perché ho creato questa relazione costante. In questo periodo, proprio per l'effetto disco pub, lo storytelling sta diventando sempre più importante nella creazione nello sviluppo del content marketing. Non si tratta solo più di creare contenuti che ormai hanno saturato il web, i 5 trucchi per, i 5 step per, ma si tratta di creare qualcosa che comunichi un'emozione, che vada ben oltre il semplice, ecco, contenuto così immediato che possiamo creare. E qui ti chiedo subito, Silvia, da dove parto per fare questo storytelling? Come avete fatto voi? Allora, ti rispondo partendo proprio dall'inizio, nel senso che io insieme a Stefania Rubino e Ilaria Sirena, che sono le mie amiche socie del progetto dei Trentenni, abbiamo sempre puntato sulla costruzione di un'identità, di una forte identità, che è quella che poi rappresenta noi, nel senso che noi siamo tre amiche differenti e abbiamo deciso di raccontare sul web quello che siamo e quello che abbiamo vissuto.
raccontano delle storie, quindi è lì che sta lo storytelling, è lì che poi i trentenni hanno avuto un ottimo successo, perché non siamo mai partite da una singola cosa e l'abbiamo comunicata come unica e stop. In tutti i content marketing che noi facciamo, raccontiamo proprio, partiamo dalla storia vera, cioè, ovvero, c'è un brand che ci chiede, devo assolutamente comunicare questa cosa, ok, noi la facciamo nostra, nel senso che all'interno della nostra storia di vita quotidiana oppure di esperienze vissute, come possiamo inserire il brand, come possiamo andare a raccontare l'integrazione che ha il brand all'interno dei trentenni, delle storie mie o di quelle di Stefania, e quindi facciamo quel tipo di lavoro, come... È proprio un'integrazione, cioè la parola giusta è un brand integration, e quando tu riesci a fare una brand integration spontanea, quindi che chi ti guarda capisce che c'è un brand dietro che ti sta sponsorizzando e quindi ti permette di andare avanti, però non storce il naso, perché è talmente spontanea e integrata perfettamente nella storia che dice brave, è difficile, difficilissimo, abbiamo detto tantissimi no, perché non tutte le aziende sono senza giudizio, perché magari uno dice no, guarda, a me interessa solo che mi fai vedere la bottiglia, basta, cioè non mi raccontare troppa roba, vai dritto, e ho capito, però io per farti vedere la bottiglia devo arrivarci a quella cosa lì. Quindi i no che abbiamo detto sono stati quando il brand era no, voglio quella roba lì, no, quella roba lì con noi non la puoi avere, o accetti il nostro tono di voce oppure noi rifiutiamo a malincuore anche a un guadagno, però sai, è lì, è un attimino che... Restate coerenti sì, con quello che siete. Sì, è proprio, basta un secondo, ed è per quello che la nostra storia è una storia un po' diversa da tutte le altre, perché non abbiamo fatto un picco subito dal momento in cui abbiamo aperto il progetto dei trentenni, abbiamo iniziato il progetto dei trentenni per poi dire mizzega, dopo 5 anni che cosa mi invento? La nostra è tuttora una crescita lenta, consapevole, anche prudente, ecco, perché abbiamo un'età per cui non possiamo bruciarci quello che siamo, e questo progetto è un progetto talmente importante che sarebbe un peccato non sfruttarlo nel modo migliore. Non so se ho risposto. Hai risposto a molte cose. Okay. Ti chiedo un esempio concreto di brand integration. Guarda, l'ultimo che abbiamo fatto è uno dei più interessanti, poi te ne faccio uno super, te ne faccio un altro anche proprio più basic. L'ultimo è stato per Philips, per accendere la lampadina agli utenti sul fatto che esistano le apnee da sonno. Era un progetto super interessante, perché? Perché Philips dice noi non vogliamo che ci sia all'interno del video anche soltanto nominare il brand, piuttosto che esagerare nel raccontare questo problema che esiste. Noi abbiamo bisogno che voi, attraverso il vostro tono di voce, inneschiate? una curiosità, cioè veramente un «Ah, ma vuoi dire che non dormo bene per quel motivo lì?» E quindi ti scatta poi il «Sai che c'è, che vado a farmi il test». Quindi era più, non so se il termine tecnico è giusto dire, awareness intorno al brand, insomma al prodotto che il brand doveva raccontare. E quello è stato molto bello, perché poi è stato un video che abbiamo realizzato in maniera tale da essere spillolabile, quindi 5 situazioni che tu puoi estrapolarti e riutilizzare sui social del brand piuttosto che sui nostri social, per andare a appunto raccontare 5 piccoli momenti per cui tu dici non ho dormito perché ho mangiato male, non ho dormito perché è stata la collega che mi ha fatto arrabbiare, non ho dormito perché la peperonata di mia suocera è troppo pesante, e invece forse non hai dormito perché hai l'apnea da sonno. E quindi quello è stato un progetto super interessante, perché appunto eravamo stralibere di poter raccontare. Ovviamente tu hai un brief dal cliente, quindi il cliente ti dice io ho bisogno che vengano fuori determinate cose. Come vengano fuori lo decidi tu, perché ho deciso di affidarmi ai trentenni, al vostro tono di voce, quindi fatemi delle proposte. E quello è stato molto bello e interessante, proprio perché non c'era un prodotto fisico da inserire.
Un altro esempio di branded content che abbiamo fatto molto funzionale, ma proprio molto, sia in termini proprio di vendite anche per il brand, è stato con Garnier L'Oréal, le maschere in tessuto. Lì abbiamo fatto proprio un placement esagerato, quindi la necessità del cliente era quello che si vedesse la maschera in tessuto, quindi che dovevi utilizzare, dovevi aprire la bustina, tirare fuori la maschera, metterla e dire che quella maschera funzionava. Ovviamente noi accettiamo le proposte, questo è importante solo se davvero ci crediamo, cioè non è che parliamo di un brand se ci troviamo male con quel prodotto, quindi prima quindi lo proviamo, testate. Certo, okay. Assolutamente. Lo testiamo, ci informiamo e tutto, se non funziona, diciamo, no, non riusciamo, anche perché poi non riesci a fare qualcosa di funzionale se non ci credi davvero, cioè stai solo fingendo. Quindi in quel caso abbiamo estremizzato l'utilizzo di questa maschera, la parte fondamentale che doveva uscire era che tu potevi farlo nell'arco di 15 minuti, e quindi lì qual è stato il lavoro, che cosa fanno i trentenni, che cosa possono fare i trentenni nell'arco di 15 minuti, quindi porti giù il cane, stendi, aspetti il tavolo che si libera al ristorante, fai tutta una serie di cose per cui in quei 15 minuti pam, ti piazzi la tua maschera in tessuto e aspetti. Quindi vuol dire che durante l'attesa del tram alla fermata, quanto manca? 15 minuti, bam, mi piazzo la mia bella maschera sul tram, alla fermata del tram. Quindi era fortemente estremizzato, perché doveva essere tanto presente il brand. Quindi tu hai due strade, quella di estremizzare, poi scusami, fondamentale per noi è l'ironia, cioè ho dato per scontato che conosceste il nostro tono di voce, noi le due regole principali sono ironia e verità, senza di quelle non andiamo da nessuna parte, e quindi nello sviluppo dei video stiamo sempre attenti a queste cose, quindi è due strade, dicevo, quella più estrema, la comicità funziona se è estremizzata, no? In alcuni casi ci sono vari tipi di comicità, in quel caso noi avevamo scelto di intraprendere quella strada lì. Dall'altra parte, appunto, raccontare una storia, varie storie, per poi dire: ma che cosa mi stanno dicendo? Mi vuoi dire che c'è qualcosa che devo sapere? Sì, ecco, ti innesco una curiosità e quindi arrivi da tutte e due le parti. Cioè, esiste una sorta di... non sono una grande fan delle formule copia e incolla perché difficilmente funzionano, ma esiste una sorta di modello che seguite per creare lo storyboard, nel senso che appunto l'ironia è un elemento che a volte è tuo proprio, a volte lo devi costruire, quindi non è detto che venga spontaneo. Lo stesso dicasi appunto per il porsi specifiche domande che ti consentano, come quella che hai proposto prima, cosa fa un trentenne in 15 minuti? Sembra semplice, però magari quando ti trovi di fronte alla proposta di creare un contenuto per quel brand, non è detto ti venga. Esistono delle domande chiave, tipo, che vi fate per creare poi lo storyboard e che si possono in qualche modo riproporre a prescindere dal video che state creando? Le domande chiave, allora, o sì, nel senso che te le fai tu, oppure le poni a qualcun altro. Il qualcun altro in questo caso è chi ti segue, il tuo pubblico. Per cui tu sai che devi raccontare una storia che parla di salvagenti e dici: ragazzi, ho bisogno di sapere tutte le vostre esperienze legate ai salvagenti. Raccontatemele le più assurde, le più strane, le più strambe. Quindi tu puoi chiedere aiuto a chi ti segue, perché sai che se poi vai a rappresentare qualcosa che hanno vissuto anche gli altri, hai l'immedesimazione assicurata, nel senso che proprio stai rispondendo a una domanda che hai fatto tu, però poi gliela vai a riproporre, no? Perché dici: cavolo, vedono una scena e dicono: l'ho vissuta anch'io. E quindi questa è una strada. Prima, altrimenti fai veramente una sorta di brainstorming con te stessa, con il mio team, e dici: a noi cosa è successo? Cioè, noi cosa abbiamo vissuto legata a questa cosa? Che cosa possiamo raccontare? Cosa può succedere al mare? E quindi inizi da
da un confine molto più ampio per poi arrivare all'utilizzo, all'inserimento della tua storia del salvagente in questo caso. Però sì, queste in realtà sono domande che fai o chi ti ascolta o a te stesso, cioè come posso arrivare a costruire quella cosa. Come avete scelto quali contenuti creare prima che arrivassero dei brand a proporvi una brand integration? Soprattutto dove avete continuato a trovare ispirazione all'inizio, quando magari l'attrazione non era così forte, per cui uno ha la sensazione che scriva o che crei un video di parlare a se stesso. Certo. Allora, all'inizio è un po' particolare anche in questo caso la nostra storia, perché all'inizio il progetto dei trentenni è nato dopo l'ennesimo aperitivo in cui io e Ilaria avevamo vissuto probabilmente l'ennesima delusione lavorativa, due trentenni precarie che dicono: mizza, adesso come cavolo facciamo a sbarcare il lunario, a ottenere, a fare, a dire. E Ilaria in questo caso mi ha guardato e mi ha detto: senti Silvia, ma saremo mica le uniche a vivere questa cosa, mettiti davanti alla videocamera, racconta queste sfighe, racconta quello che sta vivendo la nostra generazione, che è una generazione di mezzo. Hai ragione. Come? Abbiamo prima aperto il blog e quindi ho detto: ragazzi, intanto vediamo se qualcuno ci scrive, raccontiamo la nostra storia, cosa vuol dire essere per noi trentenni, avere 30 anni oggi. E poi insomma ci verranno delle ispirazioni, quindi siamo partite prima nel realizzare, volevamo proprio fare una web serie, nel senso che volevamo già avere la serialità, quindi molto molto ambizioso, nel senso che in realtà sì, cioè per un progetto web era molto ambizioso. E quindi siamo partite raccontando i nostri tre personaggi, quindi il primo personaggio era Silvia, che introduceva poi Ilaria, che introduceva Stefania. Silvia è sempre la front woman, usa Stefania questo termine, perché attraverso il mio volto, le mie parole, poi vado a raccontare quello che succede intorno a me. In quel momento erano gli anni in cui, come dici tu, impazzavano le 10 cose per le, quindi molto più veloce, molto meno attenzione richiesta. Quindi tu dovevi arrivare a dare un messaggio in un brevissimo tempo, utilizzando gli elementi più semplici. E quindi diciamo che il nostro progetto è appunto ambizioso, non avrebbe funzionato totalmente online, perché la gente non aveva voglia di serialità. La serialità era ancora vista come: me la guardo seduta sul divano, sullo schermo della TV. E quindi abbiamo detto: ok, iniziamo a raccontare davvero cosa vuol dire essere trentenni in punti. Quindi abbiamo fatto i 10 effetti collaterali dell'essere trentenni, le 5 atroci ingiustizie di quando hai 30 anni, maschi verso contro femmine. E poi abbiamo detto: ok, il grande tema è trentenni e ventenni. Anche perché, scusami, faccio una piccola parentesi, noi grazie al blog avevamo testato quali argomenti funzionavano meglio nell'utente, quindi più condivisioni, più messaggi, più engagement banalmente. E quindi dal blog noi abbiamo detto: ok, questa cosa ha funzionato, trasportiamola in video. Chiusa parentesi, quindi la roba che ha sempre funzionato molto era 30 verso 20. Ma perché non facciamo una banalissima intervista doppia? Cioè, non ci stiamo inventando niente, però è il modo migliore per raccontare due generazioni. E quindi abbiamo fatto il video di 20 verso 30, un'intervista doppia, c'ero io, c'era una ventenne, e poi la chiusa l'abbiamo fatta comica con due maschi, quindi un trentenne e un ventenne, però lì era proprio pura scrittura comica. E invece l'intervista doppia che abbiamo fatto io e Arianna, che era la ragazza ventenne, era straspontanea, cioè lei è arrivata senza sapere quello che noi le avremmo chiesto, e abbiamo avuto anche culo perché lei è super simpatica, super sincera, super spontanea, e quindi ha funzionato l'unione delle due cose. Poi non ti sto a parlare del lavoro di montaggio, che è necessario, fondamentale, forse è l'unica chiave che ti permette poi di arrivare all'utente, perché
comunque tu stai guardando un video, quindi delle immagini, devi dare un ritmo a queste immagini. E quindi poi abbiamo iniziato appunto con l'intervista doppia, c'è stato il primo momento di svolta, però fino ad allora noi avevamo fatto soltanto un video, credo, brand, che è stato il nostro primissimo video sponsorizzato, è stato quello che abbiamo fatto per l'Int durante l'Expo. E anche in quel caso c'era stata, la prima vera messa a prova, non so come dire, cosa facciamo. E poi da lì, ecco, quei video che noi abbiamo fatto senza brand sono serviti per farci notare dai brand, quindi hanno iniziato a chiamarci perché appunto il nostro tono di voce piaceva, la nostra comunicazione era funzionale. E poi ricordati che il target dei trentenni per le aziende è proprio quello ideale. Verissima questa cosa. Hai nominato il blog come punto di riferimento iniziale, che vi ha dato qualche dritta su che cosa avrebbe potuto suscitare un maggiore interesse. Come ha raggiunto quella, anche se minima può essere, non lo so, te lo chiedo, trazione quel blog? Attraverso i social? Avete fatto delle campagne a pagamento? Avete giocato di SEO? Che cosa avete fatto per riuscirci? Allora, abbiamo fatto banalmente, cioè non siamo mai state super tecniche, nel senso che ci siamo fatte aiutare per la gestione del sito da un'agenzia che lo fa di mestiere, che è un amico che ci ha sempre curato tutta la parte proprio, oh mio Dio, il sito è andato in crash, cosa dobbiamo fare? E lui c'era. Poi abbiamo lavorato per tag, quindi per SEO, insomma, quindi sì. Adesso non userò termini, cioè magari non sarò perfetta nel raccontarti, quindi dei piccoli escamotage, e poi la condivisione su Facebook. Ti dico perché noi siamo un po' particolari, perché con la scrittura di alcuni del secondo post sul blog hanno iniziato a scriverci, cioè, ma perché? Perché i trentenni non c'era nessun punto di riferimento online, quindi siamo state brave, anche fortunate, nell'avere questa intuizione, perché se tu clicchi trentenni, 30 anni, avere 30 anni online, ci siamo noi in qualsiasi forma, con i video, con i blog, con tutto. Quindi abbiamo avuto una bella intuizione e anche un po' di culo, nel senso che appunto Google poi ci ha automaticamente aiutati, però non abbiamo mai fatto campagne su Google sponsorizzate. L'unica cosa che all'inizio abbiamo fatto è stata quella di Facebook, quindi per far crescere i numeri, cioè non ci siamo comprati follower, facevamo delle campagne per sponsorizza la pagina, quindi investivi delle piccole cifre per far girare il nome dei trentenni. Poi ovviamente da 5 anni a questa parte Facebook è cambiato tutto. Chiaro. Per noi anche quello è un bel punto da affrontare. Noi siamo arrivati a oltre 213.000 follower su Facebook, che all'inizio avevi un engagement del 100%, adesso non più, quindi non su tutti i contenuti, perlomeno ci sono alcuni contenuti che non gliene frega niente, altri che invece funzionano tantissimo. Non mi chiedere perché, non credo che ci sia un perché o una regola. Quello lì ha capito, Mark, e ha detto: sai che c'è, perché devi guadagnare solo tu dalla mia piattaforma? Facciamo un bel algoritmo per cui adesso tu non sei più felice come prima, anzi ti faccio spostare su Instagram, che così almeno poi quando divento potentissimo anche su Instagram. A questo proposito, io poi ho esperienze molto simili, non si può mai dire che esiste un social che sia sicuro al 100%, io i social li chiamo delle stanze in affitto, può succedere qualunque cosa a quell'hotel, non è di nostra proprietà, non lo controlliamo, il nostro sito web è la nostra proprietà. Chiaro che anche il sito web può subire degli attacchi, può succedere a qualunque cosa, internet può sparire domani, questo però è molto meno probabile, o perlomeno
plausibile di quello che invece può succedere ad un social che cambia l'algoritmo, giustamente o ingiustamente che sia, che dir si voglia, per creare un win-win tra le parti. Quindi il mio suggerimento è sempre quello di utilizzare la propria proprietà e utilizzare i social per mandare le persone a quello che è il nostro blog, a quello che, dove inseriamo i nostri contenuti. C'è anche chi crea un intero brand solo sui social. A mio avviso è molto rischioso, può andare benissimo fino a quando va, dopodiché quando la cosa non va più ti svegli, i rubinetti sono stati chiusi e non hai delle fondamenta solide a cui le persone possono fare riferimento. Quindi grazie per aver tirato fuori questa cosa, perché credo sia fondamentale in rapporto al content marketing. E ti aggiungo un'ultimissima, scusami che ti ho interrotto, quello che diciamo sempre noi che è non puoi improvvisarti in questo settore, nel senso che per costruire davvero qualcosa, cioè che sia la tua persona, quindi che decidi di essere tu il brand, piuttosto che un progetto come il nostro che è molto ampio, non puoi sperare che facendo due cose ottieni il successo, anche perché il successo difficilmente lo ottieni in pochissimo tempo. E non puoi improvvisare, cioè non puoi diventare, adesso c'è questa parola, influencer in 20 minuti, cioè sai come dire, 7 kg in 7 giorni, influencer in 20 minuti. No, non esiste, devi fare un lavoro costante, continuo, non devi mai tradire il tuo pubblico, perché loro si aspettano qualcosa da te, non li devi mai abbandonare, gli devi sempre dare qualcosa di nuovo o quel qualcosa che sai che su di loro funziona tantissimo. Per noi è la Marcord, quindi i giocattoli, le serie TV, i personaggi, le icone, la musica degli anni 90, degli anni 80, ma non puoi improvvisarti. Questo è molto importante. È importantissimo. Anche perché tu, è una responsabilità. Bravissima, è una responsabilità, e se tu non sei in grado, tu lo vuoi fare e non hai tutti i mezzi per poterlo fare, fatti aiutare, cioè affidati a chi ti può dare una mano. Noi, ad esempio, ritorno su Facebook, abbiamo tutto il percorso che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto da sole, grazie a noi stessi, alle intuizioni che abbiamo avuto e al successo che ha avuto il progetto. Oggi Facebook non è più quello di prima, torno a dire, e quindi noi oggi abbiamo bisogno di qualcuno che studia Facebook per lavoro, per capire come muoverci su Facebook, perché è cambiato tutto. E tu devi aggiornarti tu sempre, però è arrivato un punto in cui non puoi più farci niente, nel senso ci deve essere qualcuno che ti deve dire cosa fare. Non ci sono regole, perché anche quel qualcuno dice prova a fare quella cosa lì. Però non possiamo essere tuttologi, questo credo sia fondamentale, soprattutto quando siamo all'inizio. E un po' la tuttologia è inevitabile, dobbiamo un po' imparare a farci il sito, a farci il video, a farci... E lì ci sta, però deve essere una fase iniziale, soprattutto se vogliamo, ecco, mantenere la nostra sanità mentale intatta, a prescindere, credo, da qual è la dimensione che vogliamo raggiungere. C'è chi dice, se io voglio restare piccolo, continuo a fare tutto da solo. Per carità, sì, l'importante è che trovi il tempo per dormire, per farti una doccia, per andare in vacanza, per stare con la tua famiglia, altrimenti il gioco non vale la candela. Certo. Silvia, mi dicevi quando ci siamo sentite la prima volta che ci sono state delle cose che avete seguito secondo copione standard, quindi le classiche cose che un esperto ti direbbe di fare, che però per voi non hanno funzionato. Al contrario, ci sono state delle cose che avete fatto e magari non facevano parte di quel copione e inaspettatamente vi hanno portato dei risultati. Ci fai un esempio della prima e della seconda categoria? Allora, anche lì è cambiato nell'arco del tempo, quindi ti faccio magari il primo esempio. All'inizio funzionavano appunto queste liste. Questo linguaggio super facile, cioè super immediato. Noi abbiamo un pubblico di trentenni che consapevoli, che non hanno tutto il tempo che hanno i ragazzini, quindi che non passano tutta la giornata online e quindi scelgono il momento di scrollare la home di Instagram o di Facebook perché sì.
E quindi noi all'inizio abbiamo detto, ma proviamo a fare appunto le 10 cose che un trentenne... Ha funzionato una volta, ha funzionato due, alla terza sì, buona, cioè basta con queste liste. Quindi capisci che si sono, quello è un linguaggio che non apprezzano, apprezzano più un linguaggio di contenuto e ampio o di storia. Quindi se vai a raccontargli una storia si incuriosiscono e stanno lì. Oppure, questa è una cosa che non abbiamo mai voluto fare perché non ci rappresenta per niente, una volta abbiamo incontrato un'agenzia che voleva che entrassimo a far parte del loro, della loro crew, dei loro talent seguiti, che ci ha detto, sì ragazze voi brave, brave, però vedete questi numeri sono troppo bassi, voi per aumentare, per arrivare a 1 milione di follower, cosa che noi non abbiamo mai desiderato, cioè non è quella la nostra ambizione, dovete, non so, vai a farti il tatuaggio, devi raccontarlo, devi star lì, devi, vai a far la spesa, devi raccontarlo, devi far... No, non siamo quella cosa lì, siamo una roba diversa, non possiamo farlo, abbiamo provato a farlo, non gliene frega niente a nessuno, cioè a nessuno, non gli interessa, cioè, se tu vai a far la spesa e dici, ok, entro devo prendere due cose, invece esci con 50 robe, ti fai la foto, la stories e dici, raga, devo prendere solo le uova, guardate, sì, succede anche a me, immedesimazione, è lì sì che funziona, ma se tu dici, oggi devo andare a fare la spesa a comprare, cosa compro, la cicoria o le... ma che... no, no, quella roba lì a noi non funziona, quindi quello è stato delle prove, secondo copione devi fare quello che abbiamo fatto e non hanno funzionato. E invece cose che hanno funzionato inaspettatamente, cavoli, sto pensando a un esempio efficace, eh? Vabbè, forse la primissima volta che abbiamo proposto un contenuto della nostra infanzia, quindi magari con noi, tipo, non so, la foto che ho condiviso io con Jason dei Take That, quella roba lì ha innescato tutta una serie di ricordi, però cioè, sì, tu dici ok, questo è condivisibile, però non ti aspetti così tanta empatia, così tanta condivisione e così tanto bisogno di raccontare la loro esperienza a noi. Quindi quella roba è stata stra inaspettata e super bella in realtà, perché appunto un conto sono le storie di vita che cambiano a 30 anni o che sei insoddisfatto, che ci raccontano e ci hanno sempre raccontato dal giorno 1. Un altro è un anch'io ho vissuto quella roba lì, te la racconto, e ti raccontano i fatti loro e quella roba lì è stata inaspettata però super funzionale. Tant'è e come, che, come appunto, come la usiamo? Come la cosa? Replichi, sì. Ok, allora, banalmente l'anno scorso ho iniziato a fare l'intervento in radio con Alessandro e l'ho usata per quello, nel senso che il mio intervento in radio era raccontare determinate cose legate ovviamente agli anni 90 e agli anni 80, quindi io sceglievo un tema ogni settimana. Avevo visto che funzionava molto la condivisione delle esperienze legate a un avvenimento o a un oggetto e quindi ho detto questo è il modo migliore per avere informazione e poi per raccontarle pubblicamente attraverso un microfono che non sia soltanto quello dei nostri canali ma di una radio importante come Radio DJ. E quindi l'ho sfruttato in quel modo, l'ho sfruttato in modo, cioè, positivamente, perché poi appunto chi mi sentiva mi diceva perché la settimana prossima non racconti di quando ti sei buttata col top spin a Gardaland, e, insomma sai, tutte quelle robe che poi ti aiutano loro a dire ma vi ricordate quel giocattolo lì, ma vi ricordate quella roba lì, io mi ricordo che mia nonna, e quindi quella roba è stupenda, però è stata un po' inaspettata, nel senso che non è così scontato che chi ti segue abbia voglia di raccontare i fatti suoi. Assolutamente. E abbia voglia di condividerli poi. Assolutamente, ci deve essere un po' quella sorta di identificazione di cui hai parlato all'inizio, sì. Per cui sono come voi, e credo che questo sia una caratteristica molto...
a mio avviso la trovo una carta vincente, ma non da utilizzare in maniera strumentale. È un po' l'autenticità, il fatto di non mettersi in qualità di influencer, che poi influencer è qualcuno che ha un seguito particolare di persone abbastanza significativo, per cui comincia ad esercitare un'influenza su quelle persone attraverso il messaggio che comunica. Quando invece che metterci su un piedistallo ci mettiamo al loro livello, perché lo siamo, perché siamo tutti parte di questa stessa community, semplicemente io sono dalla parte dello schermo, tu dall'altra, credo si crei un legame che è assolutamente potentissimo e che spesso non viene creato, a mio avviso, dagli influencer, quelli un po' più grandicelli, certo, che magari hanno un messaggio importante da comunicare e che però fanno un pochino di fatica a creare questa sorta di legame autentico, emozionale. E ti dirò di più, anche le aziende hanno iniziato ad accorgersi di questa cosa, nel senso che hanno cambiato un po' il modo di investire, nel senso che ci sono brand che sanno che vogliono Chiara Ferragni per i numeri, fine, e ci sono, magari sono grandi brand e tutto, ci sono tantissimi brand che preferiscono lavorare con profili medi come il nostro, nel senso che noi non siamo grandi perché abbiamo sì dei numeri importanti, che sono importanti, però non sono i grandi numeri di una Chiara Ferragni, per cui il brand sa che cerca quella cosa lì che hai appena detto, che ci siamo dette adesso. Io so che se vado dalle ragazze dei trentenni ho, nel caso di Garnier, il 2% di vendita in più di quelle maschere, perché sì, perché si riconosce, perché vedono la quotidianità, le abitudini che vivono loro. Silvia, ti faccio un'ultima domanda relativa un po' al passaggio che avete vissuto da una situazione di creazione contenuti per il vostro pubblico assolutamente estranea all'aspetto vendita, perché inizialmente è stata un'esperienza che avete cominciato per creare storie con cui le persone potessero identificarsi, e la fase invece in cui sono subentrate le aziende, i brand. Ci hai già spiegato come riuscite a fare una brand integration che renda il tutto molto soft e chiamiamolo tollerabile da chi magari vi segue e si accorge che improvvisamente si delinea un prodotto o state in qualche modo vendendo qualcosa. Come avete spiegato il passaggio ai vostri follower? Perché è chiaro che i brand vi aiutano ad autosostenervi, altrimenti non è sostenibile, ci vogliono risorse, ci vuole tempo. E c'è qualcuno che ha reagito in maniera negativa, magari, non lo so, accusandovi di essere diventati delle marchette, che è un po' un termine abbastanza diffuso nell'ambito dell'influencing? E se sì, come avete risposto? Allora, noi diciamo sempre che siamo delle miracolate, è vero ragazzi, ve lo possiamo assicurare, perché possiamo, cioè me li ricordo forse a memoria i messaggi negativi che sono arrivati, e noi rispondiamo sempre con sincerità e ironia, nel senso che una volta, forse proprio con l'Inter, proprio il primissimo lavoro, qualcuno ha detto: no ragazzi, mi raccomando, non iniziate a vendervi anche voi come tutti gli altri. La primissima volta che facevamo un contenuto col brand, con un brand dietro, e noi siamo state sincere e gli abbiamo detto: ragazzi, se volete che questo progetto continui e in questo modo, quindi con questa qualità, perché per noi e chi ci fa i video è un fornitore, quindi noi non lo dobbiamo pagare, non possiamo far fare tutto per sempre a tutti gratis, e anche noi non possiamo, cioè dobbiamo iniziare insomma investiamo del tempo, tanto per un obiettivo, e quell'obiettivo deve essere veramente un obiettivo da raggiungere. E poi gli diciamo: raga, ma poi ci riempiono di cioccolato, ma voi che cosa cavolo avreste fatto? Ma bellissimo, no, veramente. Quindi verità e ironia. Sì, verità totale e ironia, però veramente siamo delle miracolate, ma veramente ragazzi, ma per il motivo, in realtà diciamo miracolate, ma in realtà sei consapevole di quello che sei adesso, perché ci sono stati quei no che ti dicevo prima, quando esageri, è quando dici:
evviva la Coca-Cola, io non bevo Coca-Cola, quindi non ci crederà mai nessuno, perché se bevo la Coca-Cola faccio questa faccia e quindi non ci crederà mai nessuno che a me piace la Coca-Cola. E quei no lì sono serviti a creare il miracolo, quindi, e poi abbiamo, ti ripeto, un target consapevole, cioè sono persone che lavorano, che precarie tanti, e che quindi che accettano quella cosa lì. Sanno senso, cosa significa. Sì, lo sanno, cioè anzi sono guerrieri come noi, del tipo grandi ragazzi, sì, ma perché non hanno chiamato voi per quella cosa lì? Quindi vi sostengono anche sì, in questo. Sì, tantissimo, e questo è bellissimo, però credo che sia tanto sia per le scelte che abbiamo fatto noi, ma anche per la generazione a cui noi parliamo. Questo chiude in maniera molto bella il cerchio, perché siamo partiti proprio dai vostri due valori fondamentali, verità e comicità o ironia, che sono appunto, hai detto, i due rappresentano un po' lo spartiacque. Se riuscite ad inserire questi aspetti in una possibile brand integration, bene, altrimenti la risposta è no. Questo vi ha reso più autentiche, più autentiche verso la vostra audience, e questa forma di autenticità ha portato poi la vostra audience, sto cercando un po' di riassumere in maniera, se vogliamo, replicabile, ha portato la vostra audience a continuare a seguirvi anche nelle fasi di transizione e addirittura a sostenervi in questa continua creazione di contenuti anche attraverso la promozione di brand. Ci hai raccontato che nel momento in cui siete a corto di idee o semplicemente dovete sviluppare un contenuto, utilizzate sia quelle che sono le proposte del brand che vi arriva, sia le proposte di chi vi segue, quindi chiedete in maniera diretta: ragazzi, qual è la vostra esperienza in questo contesto, e vi arrivano un sacco di idee. Questo credo sia una scorciatoia che è spesso sottovalutata, perché cerchiamo, no, un po' perché vogliamo essere super perfetti, vogliamo già arrivare col prodotto finito, vogliamo che gli altri ci dicano bravi, una pacca sulla spalla, invece a volte dire: ragazzi, non ho idee, però questo è il tema, datemi una mano, può davvero avere un grande impatto, anche perché le persone che ci seguono diventano co-creatori di quello che, certo, che creiamo, e si identificano anche di più con questo. Ci hai anche raccontato come a volte seguire esattamente le regole che troviamo nelle famose 10 cose da fare per apparire di più su Facebook, qualunque sia il tema, non sempre funzionano. È bene testarle, però io dico sempre, cercando di farlo con l'animo dello scienziato: se funziona bene, se non funziona non strappiamoci i capelli, buona, troviamo un modo per aggirare l'ostacolo, magari questo l'hai detto tu prima, affidandoci a qualcuno che sappia, quindi cercando ovviamente di documentarci, non affidandoci così a peso morto senza sapere quello che stiamo facendo, ma neanche pretendendo di sapere tutto, perché non ce la possiamo fare. Ci hai anche detto che fuori copione può capitare che invece qualcosa funzioni più di altre, e io vorrei aggiungere di fare attenzione a quello che funziona, perché spesso non ci facciamo caso, perché magari quello che funziona è qualcosa su cui non stiamo concentrando al massimo le nostre energie, la nostra attenzione, e ci impuntiamo su quello che invece non sta andando come previsto. Quindi cerchiamo sempre di prendere un minimo di distanza da quello che stiamo facendo e guardiamo e osserviamo lo strumento o la modalità che sta funzionando meglio per noi, perché funziona per chi ci segue. L'ultimo aspetto con cui hai chiuso è se utilizziamo il content marketing per promuovere dei brand, cerchiamo di farlo nel modo più autentico possibile. E questo è anche molto bello, a volte abbiamo paura di dire la verità perché ci siamo creati un personaggio che non dovrebbe mai scendere a compromessi. In realtà, invece di guardarli a compromessi, guardiamoli come se fossero degli strumenti che ci servono per crescere, in maniera tale che chi ci segue possa continuare a godere di quello che abbiamo da offrire. Ho dimenticato qualcosa? Sei bravissima. Posso fare la giornalista? No, sei davvero brava. Io, Silvia, ti ringrazio davvero per questi spunti pratici molto belli, perché tratti proprio della tua esperienza
diretta. E ragazze, io vi ricordo che qui sotto trovate tutti i temi che abbiamo affrontato con il minutaggio preciso. Vi chiedo come sempre di condividere sotto al video o sotto l'audio, se state ascoltando l'audio del podcast, qual è l'idea che vi ha colpito di più, soprattutto in questo caso qual è l'idea che volete implementare subito, sia che abbiate un prodotto vostro da proporre, sia che invece vogliate creare una, magari una web series per proporre dei brand al suo interno. Silvia, ti faccio un'ultimissima domanda, poi te lo giuro ti lascio andare. Quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te? Lena Dunham. Dici qualcosa di più? No, dai, Lena Dunham è un po' impossibile, cioè se arrivi a lei vengo anch'io con te per l'intervista, che è la fondatrice, ideatrice, scrittrice, protagonista di Girls, che è una bellissima serie che se non avete visto guardate assolutamente. Più avvicinabile è Cristina Fogazzi, che lei è l'estetista cinica. Lei ha una storia meravigliosa di imprenditoria femminile, personale, che non potete non conoscere, ecco. La raggiungeremo in un modo o nell'altro. Grazie Silvia per essere stata con noi. Grazie a voi tanto. Ciao a tutti. Ciao. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.